Buongiorno, bentornati. Allora, nella prima lezione abbiamo tentato di capire che cosa è la moneta, perché è importante, abbiamo tentato di capire come i cambi siano assolutamente sostanziali per stabilire se l'economia di una nazione è competitiva o meno. E abbiamo anche messo lì dei concetti su che cosa sono i mercati. Cosa sono i derivati e che cosa sono i mercati. Tutti questi concetti di base adesso vedremo di applicarli e capire in questa lezione intanto che cos'è il debito pubblico e che cos'è il bilancio di uno Stato, in modo di non farci più infinocchiare con la bufala che il debito pubblico va ripagato o va ridotto. Poi vedremo di capire anche chi produce i soldi, esattamente, e come, esattamente. Poi vedremo di capire una cosa che non ci viene detta, molto semplice, che il debito pubblico equivale alla ricchezza del privato. Sembra strano, detto così sembra strano, ma lo capiremo anche in modo abbastanza semplice. Una volta capito questo, in questa lezione capiremo anche i giochi che vengono fatti dalle grandi banche d'affari internazionali per manovrare i tassi dei debiti sovrani e quindi tutti i giochi che vengono fatti sullo spread e come vengono fatti, che non è comprensione da poco. Altro punto che è nella disinformazia generale, che invece metteremo in luce, è che cosa è successo in Europa dalla crisi della finanza americana in poi. Okay? Tengo sempre lì questo grafico perché questo grafico dà l'idea di che cosa stiamo subendo. Ok? Noi, l'Italia, ma la Grecia, eccetera, prima della crisi finanziaria americana e dopo la crisi eravamo gli stessi paesi. Non è che fosse diversa, la situazione dei nostri bilanci pubblici prima e dopo, però, e anche della nostra economia in generale. Però, dato che in coincidenza di questo fatto qui, tutto ad un tratto non andava più bene la nostra quantità di debito pubblico, non andava più bene cosa è successo, come la Grecia si stava governando, eccetera, eccetera. Scusate. Allora vedremo di capire cosa è successo e vedremo che c'è una banca d'affari in particolare, il cui nome risponde a Goldman Sachs, che ha seminato il problema greco, l'ha deliberatamente generato e seminato per interessi privati. Vedremo anche lì che quindi la miccia che ha innescato tutti i problemi che abbiamo nell'area euro negli ultimi 2 o 3 anni, quella miccia lì prima è stata posta la mina e dopo è stata fatta scoppiare. E vedremo esattamente che mina è stata posta, come era, tecnicamente come è stato fatto. Sempre in una modalità di comprensione semplice, questo è l'obiettivo di queste lezioni. Allora, a volte mi si chiede, ma tu che ne sai di queste cose qua? Hai studiato ingegneria, non sei laureato in economia. Va bene, però a un certo punto mi sono messo a studiare l'economia e poi peraltro io non dico cose diverse da alcuni economisti. Paul Krugman, quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo che devono prendere in prestito una moneta straniera perché l'euro non è nostro, con tutta la perdita di flessibilità che ciò implica. In particolare, poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze, e di fatto appunto noi dovremmo emetterla già da mo, okay? E non ce la fanno emettere, cioè e la BCE non la fornisce non a caso, non la fornisce volutamente,
le nostre imprese stanno morendo di crisi di liquidità, ok? Quindi non c'è moneta. L'emergente soffrono disfunzioni che nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono e se ne vedono oggi i risultati. Infatti l'America, che ha una moneta propria, non ha questo tipo di problemi. Attenzione, l'America, che ha avuto la crisi finanziaria, non ha tutto sommato i problemi che abbiamo noi dal punto di vista della distruzione massiccia del nostro tessuto produttivo, dal punto di vista delle migliaia e migliaia di imprese che chiudono, sostanzialmente per mancanza di liquidità e di credito. Da qui deriva anche, se lo capiamo una volta per tutte, che se noi mettessimo in piedi dei sistemi di moneta complementare e generassimo delle monete parallele nei limiti della legalità, andremo a risolvere una buona parte dei problemi di liquidità che abbiamo. E poi comunque, come dicevo nell'altra lezione, tanto l'euro va a morire, credo di averlo già detto nell'altra lezione. Comunque ci sarà una lezione dedicata al fatto che secondo me l'euro o viene ucciso dai popoli vessati, o va a morire di suo e comunque non durerà per molto. Il vero punto è che dobbiamo organizzarci perché è inutile che farci portare in Grecia o in Argentina aspettando che poi peraltro l'euro muoia per conto suo. L'euro come moneta, non come Europa che invece andrebbe rifondata interamente e non certo partendo però dai trattati che favoriscono i banchieri, non certo partendo dall'euro, dalla moneta. In Italia, più che in qualsiasi altro paese europeo, ci hanno fatto assorbire questa cosa. Viva l'euro, quindi viva l'Europa. Un cavolo, viva l'Europa e l'euro vediamo che cos'è e se ci conviene. Un altro economista, Winnie Goodley. 1997, quindi c'è qualcuno che magari l'aveva detto prima, eh? Le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. E adesso vedremo cosa vuol dire. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Questo rischia di essere troppo costoso per loro. Persino impossibile, ma guarda caso, ma guarda un po'. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottoporranno, ma guarda un po', infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. 1997. Allora, dovendo scegliere di seguire qualche economista, scelgo quelli che mi dicono austerity, 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 usciremo dalla crisi, l'euro è la migliore invenzione monetaria che c'è stata nel pianeta, nella storia della moneta, o scelgo quelli che dicono o che dicevano guardate che sta roba qua non funziona, porterà una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. Beh, io decido di seguire questi economisti, no? Mi sembra la cosa più banale. Quindi, questo economista, ad esempio, è noto, peraltro è noto così fra gli economisti, perché è chiamato Cassandra, era così, come dire, critico nei confronti di tutta una serie di situazioni. Però adesso prendiamo una parte fondamentale del suo lavoro. E prendiamo questa teoria, così capiamo che cos'è il debito. La teoria si chiama bilanci settoriali, cioè, molto semplicemente, uno Stato si può, l'economia di uno Stato si può definire come un'economia privata, settore privato, ok? Che sono le imprese, sono i cittadini, sono le banche.
tutto quanto che non ha lo Stato, il governo, né come cliente né come fornitore. Molto semplice. Un'economia pubblica, il settore pubblico, che è tutto quello che manca, cioè tutto quello che ha come fornitore o come cliente il governo. E poi ovviamente in un'economia di uno Stato c'è l'import-export, cioè quello che si vende o si acquista fuori dal confine. Non è un concetto complicato da capirsi, mi sembra semplice. Ok. Ragioniamo un attimo su che cos'è il settore privato. E diciamo che l'economia dell'Italia cresce del 2%, cioè che le imprese fatturano di più del 2, fatturano rispetto all'anno precedente il 2% in più mediamente. Che, sostanzialmente che il giro d'affari aumenta del 2%. Perfetto, se il giro d'affari aumenta del 2% ci vorrà il 2% in più di soldi per farlo girare, o no? Ricordate quello che abbiamo detto la volta scorsa, da una parte c'è l'economia reale, quindi beni che si scambiano o i servizi che, e dall'altra parte ci sono le monete, che sono la controparte, insomma, di questi scambi. Se io ho un 2% in più di beni e servizi, bene o male dovrò avere un 2% in più di monete che girano. Allora la domanda a questo punto è la seguente: i cittadini possono creare moneta? No. Le imprese possono creare moneta? No. Le banche possono creare moneta? Sì. Come creano le banche moneta? Quindi vediamolo. Le banche creano moneta sostanzialmente col sistema della riserva frazionaria. E qua adesso andremo a riprendere il concetto di leva finanziaria che abbiamo messo nell'altra lezione. Cos'è la riserva frazionaria? La riserva frazionaria è la seguente cosa. Io banca faccio un prestito al cittadino perché deve comprare casa, gli presto 100.000 euro. Io banca ho depositato 2.000 euro presso la banca centrale, presso la Banca d'Italia. Cioè le banche con Basilea 2, allora ci sono degli accordi internazionali fra gli istituti di credito che vanno sotto il nome di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3. Questi accordi stabiliscono, fra le altre cose, la parte fondamentale comunque di questi accordi stabilisce come le banche devono, quali sono i livelli di rischi a cui le banche si possono permettere di stare, o in sostanza quante riserve devono avere. Effettivamente, che patrimonio devono avere in riserve, in liquidità, quindi in disponibilità monetaria, quanta ne devono avere per poter muovere una certa quantità di prestiti, sostanzialmente. Fino a non molto tempo fa, le banche lavoravano con una leva a 50. L'abbiamo visto la volta scorsa, cosa vuol dire? Vuol dire praticamente che ogni 2.000 euro che le banche hanno a leva 50, quindi 2.000 euro per 50, possono prestare fino a 100.000 euro. Okay? Adesso si sono un po' più ristrette le situazioni, soprattutto i debitori sono classificati in modo diverso, si sono alzate le riserve frazionarie. Però sostanzialmente il discorso non è cambiato poi molto. Fatto sta che le banche generano liquidità, ok? Le banche private generano la liquidità sul debito. Quindi quando le imprese chiedono una linea di finanziamento o i cittadini chiedono un mutuo, qualsiasi tipo di debito si fa in una banca, quello è il momento in cui la banca crea i soldi. A 2.000 euro me ne dà a me 100.000, ok? In forma di click, perché passano 100.000 euro
nel conto corrente di chi mi sta vendendo casa, ok? O in forma di un assegno circolare, che né più né meno di carta moneta, cioè un pezzo di carta dove c'è scritto questo vale 100.000 euro, questi sono 100.000 euro. Voi siete sicuri di avere in tasca un pezzo di carta che vale 100.000 euro perché lo portate dentro un'altra banca dove vi viene valutato 100.000 euro e diventa 100.000 euro nelle disponibilità di chi vi ha venduto la casa. Ma quelli non sono 100.000 euro, è questo che va capito. Quelli sono il vostro lavoro futuro dei prossimi 30 anni, 20 anni, tanto è. Quelli diventano 100.000 euro nel momento in cui voi avete lavorato per coprire quel debito. Sono 100.000 euro adesso solo ai fini degli interessi che la banca vi prende. Ma la banca per darvi quei 100.000 euro, lei ne ha 2.000, diciamo così. Magari un po' di più, ripeto, con adesso approssimazioni che non è il caso di andare a dettagliare. Ma questa è la modalità di generazione della moneta. La moneta quindi viene generata sul debito. Perfetto. Questa moneta che gira qua, quindi generata in questo modo, non è una moneta netta però. Cioè, se da una parte si genera un credito, è perché dall'altra parte si genera un debito. Io non sto introducendo una reale ricchezza monetaria in più. Io sto solo trasferendo debiti e crediti da una parte o sto trasferendo oggetti dall'altra. Uno si priva di un oggetto perché lo vende a un altro e l'altro si priva di moneta perché lo vende all'uno. Io faccio un debito da una parte e dall'altra parte ci sarà un credito. Sostanzialmente, qui dentro non si genera ricchezza monetaria netta, soldi in più. C'è solo un giro, di beni e servizi che chi li produce li vende, però dopo deve acquistare dai suoi fornitori che a loro volta vendono. E un giro di moneta da una parte, ok? E un giro di debiti e di beni e servizi, e un giro di debiti e crediti dall'altra parte. Tutti questi qua, per definizione, se sono fra cittadini, imprese e banche private, hanno risultante zero. Hanno risultante zero. Il credito che ho da una parte è uguale al debito che do dall'altra. Se io non ho più 10 euro perché ho comprato il tot oggetto, quei 10 euro vanno in mano a quello che mi ha venduto quel tot oggetto, ma i 10 euro sono sempre quelli. E se l'oggetto che aveva quella persona lì è andato in mano ad un'altra persona, prima l'aveva uno e poi ce l'ha quell'altro. Chiaro? Mi sembra molto semplice. Cosa invece succede per il settore pubblico? Intanto, il settore pubblico è prima di tutto il governo che interagisce direttamente col settore privato, il governo che paga gli stipendi agli insegnanti, il governo che paga le pensioni, quindi verso i cittadini, il governo che paga le imprese fornitrici. Ok? Il governo, stendiamo un velo su questa freccia qua, l'interazione fra governo e banche. I governi finanziano anche le banche andando a coprire i buchi a volte. Ed è successo anche recentemente, ma no, adesso non entriamo in questo. Fatto sta che c'è un altro giro comunque che è sempre più diffuso, cioè che ha sempre più rilevanza nei bilanci del nostro Stato, da quando c'è stato un decentramento di alcune funzioni sostanziali come la sanità. Il governo passa risorse alle amministrazioni periferiche, ok? E le amministrazioni periferiche poi a loro volta pagano i cittadini, pagano le imprese. Ma il governo da dove prende i soldi? E questo è esattamente il debito pubblico. Il governo prende i soldi perché o li ha, quindi
ha delle disponibilità nei propri conti per pagare queste cose qua, oppure si crea disponibilità andando a cercare i soldi alla banca centrale. Adesso non parliamo di BCE, parliamo di una situazione normale dove c'è una banca centrale di proprietà del governo, di proprietà, scusate, controllata dal governo. E vedremo poi che non è neanche la situazione che avevamo prima di entrare nell'euro noi, perché già noi avevamo fatto una cosa delirante negli anni 80, questo lo vedremo la prossima lezione. Comunque, fatto sta che pensiamo di avere una banca centrale che è controllata dal tesoro, ok? E il tesoro da una parte colloca titoli di debito pubblico nel mercato e dall'altra parte, quindi pareggia la partita perché c'è un debito e dall'altra parte c'è un credito nei conti del governo, ok, presso la banca centrale, ci sono liquidità che il governo spende. Come tornano i soldi indietro? Quindi il governo spende prima di tutto, il governo spende indipendentemente dalle tasse che incassa. Iniziamo a toglierci questo concetto. Cioè, se un governo spende a debito, ok? Le tasse possono essere più basse. In realtà quello che succede nella realtà è che quando il governo incassa le nostre tasse, i soldi che incassa vengono distrutti, letteralmente. I click che arrivano, tanto più la carta moneta, a quel punto viene distrutta. Perché? Perché il governo spende a prescindere dalle tasse che incassa. Le tasse poi gli servono per pareggiare i conti, ma comunque il governo spende con i soldi che ha o con i soldi che gli arrivano collocando titoli di Stato. Ok. Benissimo. Questa cosa qua che danno l'idea appunto di come queste lezioni siano totalmente live, non c'è nulla montato e ogni tanto appunto il discorso non è fluente per questo motivo, ma l'importante è che sia chiaro. Allora, se noi vogliamo avere dentro qua 2 lire di più rispetto alle 100 che avevamo prima, l'unico modo per avere 2 lire in più è che la spesa dello Stato, queste freccette, sia di 2 in meno rispetto di 2 in più rispetto a questa freccia qua. Questo è l'unico modo. L'unico modo per far crescere un'economia privata, no, a dire la verità sono due, comunque adesso concentriamoci su questo. Il modo per far crescere l'economia di uno Stato, ok, è esattamente spendere di più da parte del settore governativo rispetto a quanto si tasse. Non ci sono cavoli, è proprio una questione molto semplice, perché se non fosse così, qua non gira moneta, o meglio, gira moneta, le imprese sembra che crescano, ma su che cosa crescono? Crescono sul debito complessivo, cioè su quanti soldi vengono generati dalle banche per quello che dicevamo prima, ok? E quindi non aumenta il debito pubblico, ma aumenta il debito privato. E dopo vedremo, oppure i cittadini che hanno risparmi, attenzione, questo è un altro concetto fondamentale, i cittadini che hanno risparmi disinvestono, li spendono, gli tocca spenderli, tipo le famiglie che hanno sempre meno welfare, ok, spendono i loro risparmi per poter sopravvivere. Noi avevamo una quantità di risparmio privato esagerata 20 anni fa, eravamo forse il primo paese mondiale per risparmio privato delle famiglie, ok? Ce lo siamo in questi 20 anni mangiato quasi tutto. È chiaro che se io non ho trasferimenti dallo Stato verso il settore privato ed è 20 anni
che teorizzo il pareggio di bilancio, che teorizzo le tasse, 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 o tagli, tagli, tagli alla spesa pubblica, ok? È chiaro che cosa vuol dire? Che questa economia, se continua a girare, gira su quali soldi? I risparmi, punto. Oppure il debito privato. Cioè, mi sembra abbastanza semplice da capire. Poi capiamo anche un'altra cosa molto banale. Draghi che ci dice basta tasse, effettivamente. Bisogna puntare alla crescita, mi viene da ridere, perché crescita vuol dire esattamente che qua, vuol dire il contrario di quello che ci dicono, pareggio di bilancio non vuol dire crescita, non si può fare crescita col pareggio di bilancio, tantomeno se il bilancio non è neanche in pareggio, ma le tasse sono molto di più di quanto venga trasferito, lo vediamo dopo. Okay. Questo si chiama avanzo primario sui conti dello Stato. Avanzo primario, cioè lo Stato, l'economia pubblica, ci guadagna nella relazione con l'economia privata. Questo vuol dire avanzo di bilancio, che è quello che noi perseguiamo da 20 anni ormai a questa parte. Ed è evidente che questa economia, quella dell'avanzo di bilancio primario, ok? Vuol dire distruzione della ricchezza di questa parte dello Stato, del privato. Quindi quando ci dicono non tagliamo, non espandiamo più le tasse, ma tagliamo di più la spesa pubblica, ok, austerity, austerity, austerity. Non ci fanno ben capire che è la stessa cosa, che è assolutamente la stessa cosa. Se io taglio queste frecce qua, ok? Oppure se io aumento questa freccia qua, il risultato è del tutto uguale. Quindi quando ci dicono non aumentiamo le tasse, ma tagliamo le spese, perché questa sarà la innovazione della politica, ok? Tagliare le spese, tagliare le spese, ok? In realtà ci stanno prendendo un po' in giro, perché tagliare le spese e aumentare le tasse è del tutto uguale, vuol dire sottrarci ricchezza. E questo l'abbiamo capito abbastanza semplicemente. Dopodiché, perché lo Stato, perché il governo Monti, ad esempio, in realtà non ha tagliato più di tanto le spese? Lo capiamo da questa formuletta che c'è sotto qua. Questa è la formula del PIL, come la esprime Keynes. Questo è il PIL, e il PIL che cos'è? Consumi finali più spesa dello Stato, ci si accende una lampadina, più spesa dello Stato, più investimenti, più esportazioni, meno importazioni. Ok? Dicevo una cosa prima, ci sono due metodi per aumentare ricchezza netta dentro qua, la quantità di moneta netta dentro qua. Uno è che il governo spende di più di quanto non ci prenda. Due è che la nostra bilancia dei pagamenti sia in attivo, ok? Questo è quello che ha generato, è uno dei punti che ha generato casino nell'Europa che si vorrebbe unita, ok? Perché se io devo generare ricchezza dentro qua, andando in competizione con lo Stato vicino, ok? Col cavolo che l'euro mi unisce, con l'euro mi mette in competizione e in competizione violenta gli uni contro gli altri. Allora va bene anche metterci in competizione varie economie, però allora tutti gli aspetti di moneta, okay, e di quanta liquidità ha uno Stato, quanta liquidità ha un altro, quanto appunto debito c'è in giro di uno Stato, vanno considerati molto bene, perché se poi io sono in competizione, ma dall'altra parte ho
un gigante dal punto di vista finanziario e che lo diventa sempre di più dal punto di vista finanziario, è evidente che la mia economia può avere dei problemi, a prescindere dall'economia, per quello che dicevamo nell'altra lezione. Ma questo lo vedremo meglio dopo. Il punto è che adesso possiamo dimenticarci per un attimo che siamo in violenta competizione e ci hanno legato le mani per competere all'interno dell'Europa e soprattutto la Germania ci ha legato le mani e questa competizione la sta vincendo a mani basse, lei. Però il punto è che fatta salva questo problema enorme, ok? Il PIL nostro cresce non solo alla crescita dei consumi finali, okay? Ma al crescere della spesa dello Stato. Quindi Monti sa benissimo che se tagliasse la spesa dello Stato diminuirebbe pari pari il nostro PIL e non farebbe una bella figura. Già il nostro PIL sta in genere, già il nostro PIL sta crollando. Per appunto tutti i motivi che stiamo piano piano definendo. Se poi dovesse crollare anche perché andiamo veramente a diminuire la spesa pubblica, ok, il disastro sarebbe totale. Vediamo di capire un'altra cosa qua nella formula del PIL, ok? Il PIL sono i consumi finali e spesa dello Stato. Viene definito come prodotto. Quindi quando noi parliamo di PIL abbiamo in testa, ok, la capacità di produrre, quanto produciamo, perché si chiama prodotto. In realtà andiamo a vedere poi che è misurato come la spesa e come i consumi. Quindi il PIL in realtà è una misura di quanto si consuma, non di quanto si produce. Tant'è che, ad esempio, io sto parlando sempre a livello concettuale, ma bisogna capire a livello concettuale le cose, perché le capiamo al contrario e poi ci facciamo fregare. Okay? Ad esempio, la fabbrica che produce i volanti e che li vende alla Fiat sta producendo, ma il suo fatturato non finisce nel conto del PIL, perché il volante non è un consumo finale. Finisce nel conto del PIL l'automobile che ha venduto la Fiat, ok? E se la vende a un privato va a aumentare italiano, va a aumentare l'economia del settore, il PIL del settore privato. Se la vende all'estero va ad aumentare il nostro import-export qua dentro, ok? Quindi, ad esempio, ci sono nazioni come la Cina, che per decenni cresceva, piano piano comunque cresceva, perché produceva sempre di più, prodotto vero, prodotto, okay? Ma consumava poco, non aveva consumi interni così elevati, okay? E quindi il suo PIL non era così elevato. Fa niente se nel frattempo parecchia della produzione occidentale si spostava là. Il loro consumo, okay, la loro spesa dello Stato e il loro consumo finale interno non era così elevato e il loro PIL non cresceva poi così tanto da questo punto di vista. Chiaro che cresceva sulla bilancia dei pagamenti anche. Però se io ho uno Stato come sono gli Stati Uniti, ad esempio, okay? Che hanno una bilancia dei pagamenti pessima, che non si può guardare, e hanno un PIL alto, okay? Il PIL alto ce l'hanno non perché è un'economia che produce molto, tantomeno è un'economia che produce ed esporta, è perché consumano molto, consumano molto. E il PIL è fatto per misurare questo. Va bene, allora, adesso passiamo velocemente a una regola, anche questa a una legge abbastanza semplice, che riguarda appunto il bilancio
complessivo di questi tre settori. Questi tre settori, ok, la somma dei bilanci di questi tre settori deve fare zero, perché uno di questi è per forza in deficit per finanziare gli altri. Se questo qua cresce, il settore privato, è perché questo qua lo sta finanziando e questo lo sta finanziando. Non possono crescere tutti e tre contemporaneamente, perché sono dei vasi comunicanti. Quindi sostanzialmente la somma di questi qua fa sempre zero. La crescita di un settore è la decrescita, equivale alla decrescita di un altro. In questo caso, questo settore qua, okay, il settore privato, è misurato come investimenti meno risparmi. Anche questo è abbastanza chiaro. Se i soldi che girano qua io in parte li risparmio, okay, li metto da parte, li sottraggo alla circolazione. Vediamo, andiamo sempre per sommi capi, perché sennò non finiamo più. Il settore pubblico è evidentemente la spesa governativa G, che è quello che c'era anche nella equazione del PIL, meno le tasse, ok? Quindi l'insieme di queste frecce meno questa freccia qua. E questo qua è né più né meno di quello che c'è nell'equazione del PIL, X meno M, esportazioni meno importazioni. La somma dei bilanci di questi tre settori deve fare zero. Perfetto, quando abbiamo capito questa cosa qua, abbiamo capito quindi che qua si può crescere solo se lo Stato spende di più di quanto non tassi. Perché? Perché lo Stato è l'unico che può aumentare la sua massa monetaria al netto. Se lo Stato è padrone della moneta e decide di aumentare la massa monetaria, ok, l'aumenta, punto. La generazione della moneta da parte dello Stato, in base alla sua spesa, è sì una generazione della moneta da capo sul debito, ok, come era per le banche private. Però peccato che è un debito nei confronti dello Stato stesso, dei cittadini stessi, se i cittadini detengono in mano il debito cosiddetto pubblico. E quindi non è un reale debito. Se lo Stato può generare massa monetaria, e non la deve chiedere ai finanzieri, come facciamo noi purtroppo con l'euro, proprio perché non siamo più padroni della moneta, il debito dello Stato non è un reale debito. Quindi la ricchezza solo qui, solo nel settore pubblico può essere creata al netto. L'aumento della moneta solo nel settore pubblico può essere creata netta, cioè senza una contropartita di debito verso un terzo. Ripeto, se i titoli pubblici li hanno in mano le banche di quello Stato, i cittadini di quello Stato, e anche un po' all'estero, ma non sostanzialmente, il debito non è debito, la parola ci frega. Il debito non è nient'altro che la sommatoria della quantità di liquidità che i governi, gli uni dopo gli altri, hanno immesso nell'economia, nel settore privato. Ripeto, il debito, cioè la quantità di moneta che è stata aggiunta, ok? Il debito equivale alla quantità di moneta che è stata generata, è stata aggiunta, perché da una parte la si genera e dall'altra parte si bilancia la partita emettendo un titolo di debito, il titolo di Stato, ok? Quando si fa questa cosa qui? Quando si fa crescere questa economia o quando questa economia ha bisogno di moneta perché sta crescendo.
sta crescendo al suo interno, non sta crescendo solo sulle esportazioni, sta crescendo al suo interno, cioè la ricchezza dei cittadini sta crescendo, il volume d'affari delle imprese al suo interno, all'interno dello Stato sta crescendo e questi qua stanno crescendo di più di quanto non crescano i loro debiti verso le banche private. Se questi e questi aumentano la loro ricchezza di più rispetto ai debiti che contraggono con le banche private, è perché la spesa dello Stato sta immettendo liquidità di più delle tasse. La spesa dello Stato viene generata emettendo il debito pubblico dall'altra parte, ma se il debito pubblico io ce l'ho verso i cittadini, verso le imprese, verso le banche, che lo detengono, ok? Quello non è debito. Ed è strutturale che aumenti e non va ripagato se è in mano a me stesso. È un debito che ho con me. Questa cosa, non è difficile da capire, però ci fregano dicendo che noi abbiamo speso tanto, siamo spendaccioni, il nostro debito pubblico è aumentato molto e quindi adesso lacrime e sangue. Lacrime e sangue non è dall'entrata dell'euro che ci viene imposta, è da prima. Vi ricordate le manovre finanziarie per entrare nell'euro? Ce n'era una ogni anno, vi ricordate le tassazioni di Prodi? E di tutto quel tipo di economisti di pseudosinistra che in realtà si sono venduti lo Stato, si sono venduti gli asset migliori statali, quindi privatizzazioni, privatizzazioni che vanno di pari passo a austerity. Austerity e privatizzazioni sono due fenomeni, due gambe dello stesso tavolo che si chiama neoliberismo. Ok? E poi ce l'hanno fatto passare per politiche di sinistra. Fatto sta che, ad esempio, anche qua tengo questo post-it che sia ben chiaro e così lo si vede costantemente, il debito sovrano giapponese l'anno scorso era il 226% del PIL. Nessuno in Giappone si va a pensare che ci debba essere un austerity per ridurlo, anche perché il loro tasso di interesse col cavolo che ha queste fluttuazioni qua, ok? Dove quello greco è arrivato oltre il 20%, il loro tasso di interesse è costantemente intorno all'1%, anche meno. Per forza, se hanno una banca centrale che controlla, questo che controlla il tasso di interesse, e se quell'interesse lì non è nient'altro che quello che viene pagato ai cittadini dello stesso Stato che tengono in mano il loro debito pubblico, dove sta il problema? Mi faccio notare il tasso di interesse, giapponese, ok? Che è questo qui, stabilissimo. Sostanzialmente, e sotto il 2% ormai dal 1997. Questo è un governo con una banca centrale che fa gli interessi dei propri cittadini. Vi faccio notare invece come americani e inglesi che hanno la propria banca centrale stiano convergendo negli anni verso un tasso di interesse e notate negli ultimi anni come questa convergenza sia accelerata e molto simile, specialmente quella della Germania verso gli Stati Uniti e gli inglesi, perché questa è la vera convergenza che sta succedendo, eh? Cioè la Germania, che è quella che beneficia, l'unica che beneficia dall'euro, okay? Sta andando lei a convergere non certo coi paesi europei, tantomeno quelli presi d'attacco dalla speculazione. Non sta certo andando a convergere con questi, anzi diverge. Questo è lo spread, vi ricordo, lo spread è la differenza fra questa curva qua e questa qua. Ok? Questo continua a aumentare ed è destinato a aumentare sempre di più, perché
Perché parallelamente, guarda caso, e i fenomeni ovviamente sono molto collegati, la Germania ha una convergenza con le altre potenze finanziarie, le altre due potenze finanziarie occidentali. Torniamo un attimo sul debito pubblico. Questo è il grafico del nostro debito pubblico. Vedete che qua c'era una gestione della liquidità del tutto particolare perché finita la seconda guerra mondiale c'era il piano Marshall, c'era anche una modalità di regolare la bilancia dei pagamenti in Europa che era molto corretta, che non agevolava un'economia rispetto a un'altra. Va bene, qua sostanzialmente era tutto un altro mondo dal punto di vista finanziario. Dopo il 71, come vi ho spiegato nell'altra lezione, quando la moneta è quando il dollaro si è sganciato dall'oro e ha detto a tutto il mondo beccatevi questo biglietto di carta verde uguale all'oro, ok? E io ne stampo quanti me ne servono, io America. I debiti si sono mossi per tutti quanti, ma il punto è che qua il debito cresceva. Noi abbiamo, e la nostra economia cresceva. Questo è lo specchio della nostra economia che cresceva. Ok? Dopo, nella prossima lezione, vedremo cosa è successo dall'81 al 92 e vedremo la ripidità di questa curva qui, ok? Come è cresciuta al 120% già nel 92, quindi già prima di entrare nell'euro, ok? E chi l'ha fatta crescere e perché? E vedremo che già qui noi non avevamo spesa pubblica. Non è mica cresciuto il nostro debito perché lo Stato spendeva molto di più in spesa primaria, è cresciuto solo per interessi, interessi su interessi, cioè quanto dovevamo pagare alla finanza internazionale per chiedere la moneta che ci serviva per crescere. Già nell'81, ma lo vedremo nella prossima lezione. Il punto, vorrei farvi capire qua, questa è una curva storica ricostruita, è che quando è che diminuisce il debito pubblico? Va bene, diminuisce qua quando appunto le politiche di austerity Prodi and Company, ma anche Berlusconi Tremonti, ovviamente, quando le politiche di austerity hanno iniziato ad ammazzare la nostra economia, ma anche in altri tre casi specifici che vorrei che si capisse che non è proprio il massimo da imitare. La diminuzione del debito pubblico è avvenuta, guardate qua, con la seconda guerra mondiale si è abbattuto, dopo la prima guerra mondiale si è abbattuto, dopo la crisi del 29 si è abbattuto. Continuiamo a pensare che dobbiamo abbattere il debito pubblico perché questa è una cosa molto utile. Non riusciremo a farlo perché non riusciranno più a imporre ai greci di guadagnare 2 euro all'ora e non avere più ospedali e medicinali e quindi loro si rivolteranno e quindi arriverà la polizia che i burocrati europei stanno già mettendo in piedi fuori dal controllo dei governi. E quindi verrà una guerra, e quindi ci saranno enormi disordini pubblici, e stiamo pensando di andare ad abbattere i debiti pubblici perché ci saranno le prossime guerre, perché magari l'Occidente farà la guerra all'Iran. La pazzia, del concetto di austerity e di ammazzare le economie degli stati, dove ci vuole portare? Dove ci vuole portare? E ci sta portando proprio perché noi non ci rendiamo conto. Continuiamo a beccarci la bufala che siamo stati spendaccioni. Nella prossima lezione, ripeto, darò i numeri esatti delle
di cosa è stata la spesa dello Stato e di cosa è stato l'aumento del nostro debito in funzione della spesa degli interessi sugli interessi. Vediamo comunque quest'altro grafico adesso, parlando sempre di bilanci settoriali. Qua sto riprendendo dei grafici che questo grafico in particolare che usa Paolo Barnard quando parla di MMT. Io sono anche un referente economico per l'MMT in Italia e peraltro ho conosciuto personalmente Mosler, per cui ne posso parlare, diciamo, a qualche titolo, ok? Questi sono grafici che fanno vedere esattamente come per l'Italia, in percentuale sul debito pubblico, ok, il settore privato è diminuito dal 1900, da quando ci sono i dati, dal 1996, come questo settore ha sempre più sofferto, questa è la crisi finanziaria, e come il bilancio del governo, ok, sia stato negativo, un po' meno negativo, un po' meno negativo, un po' meno eccetera. Queste due curve sono speculari e danno l'esatta misura di quanto è più alto, o meglio, quanto è più basso il bilancio governativo, quindi quanto sta perdendo il governo, tanto sta guadagnando il settore privato e viceversa. 2001, qua dovevamo entrare nell'euro, ok? Questi anni qua, la spesa governativa diventa quasi zero e la ricchezza privata diventa quasi zero. Queste due curve sono per i bilanci di quasi tutti gli stati assolutamente speculari e danno l'idea esatta di quello che dicevamo prima. Se qua aumenta ricchezza al netto, ok, monetaria, ma anche di beni e servizi che aumentano, ok, e quindi hanno bisogno di più moneta per essere scambiati, se qua aumenta ricchezza al netto è solo perché qua c'è una spesa, c'è una diminuzione, c'è un deficit di questo bilancio. Ok. I giochi che si sono fatti sui tassi. Adesso vorrei che sia chiara anche un'altra cosa, che è questa qua. Noi parliamo di debito pubblico, ok? Ad esempio quello giapponese del 226% sul PIL, ma è anche importante parlare di debito privato, cioè considerare tutto il debito complessivo del mio sistema, sistema pubblico e sistema privato. Perché, ad esempio, l'Irlanda, che ha aumentato tantissimo il suo debito pubblico dal 2007 al 2010, è questa slide, ok? In realtà non partiva con un debito pubblico basso, cioè alto. Qual è stata la crisi irlandese? La crisi irlandese è stata di debito privato, cioè di cosa succedeva nelle banche, che è stato coperto dal debito pubblico e quindi è diventato debito pubblico, ma era debito privato. Questo ci dice un'altra cosa, questo grafico. Cosa è successo dal 2007 in poi? Crisi del debito. Perfetto, dal 2007 in poi la Germania ha aumentato in percentuale il suo debito, di più di quanto non l'abbia aumentato l'Italia, di più di quanto non l'abbia aumentato il Portogallo. Ok? Allora, perché tutto d'un tratto il nostro debito è diventato insostenibile quando si aumentava meno rispetto a quello tedesco? Cos'è che l'ha fatto diventare insostenibile? È questa cosa che dicevamo prima. È successa la crisi, boom. Allora adesso andiamo a vedere la crisi americana. Andiamo a vedere una cosa che si conosce molto poco. Ci viene detto, è esploso il debito sovrano
greco perché mi era molto più alto di quello che i greci avevano dichiarato. Ok? Ci è stato detto così. E in effetti è così. Cioè è venuto fuori un bubbone. Ma quel bubbone lì, chi l'ha generato? Perché l'ha generato? Con che fine è stato generato? Questo non viene detto. La Grecia entra nell'euro qui. Ok? La Grecia quando entra nell'euro ha un debito pubblico elevato che non gli consentirebbe di entrare nell'euro, perché ricordo che i parametri erano 60%. Noi quando siamo entrati nell'euro non avevamo i parametri per entrare nell'euro, eh? Il nostro debito era già ben più alto del 60%. Ma noi siamo entrati lo stesso, perché tanto i governi si sono impegnati a imporci tassazioni di tutto e di più. In Grecia invece hanno fatto una cosa diversa. Vorrei leggervi questo Peace Reporter. Peace Reporter è un'agenzia molto, secondo me, molto valida, un'agenzia di informazione. Nel 2002 dice Goldman Sachs ha segretamente acquistato 2,3 miliardi di euro di debito pubblico greco, convertendoli tutti in yen e dollari e rivendendoli immediatamente alla Grecia. Un affare con cui Goldman ha perso un sacco di soldi. Sono stati stupidi? In realtà no. Perché tutti i soldi che hanno perso con quell'operazione li hanno guadagnati con molti interessi dopo. Ma vediamo di capire cos'è stata questa operazione e vediamo di capire perché gli attori di questa operazione sono ancora fra noi e agiscono ancora. Cosa vuol dire comprare il debito? Vuol dire che un funzionario di Goldman Sachs contatta chi gestisce il debito greco e gli dice. Questo è esattamente così, eh? E gli dice, fai una cosa, tu hai 100 di debito in euro e quindi ti compare a bilancio 100 di debito in euro. Vendimelo a me, ok? Ci penso io a pagare i tuoi debiti. Quando è che si vende un debito? Quando uno dice, ok, vado io a pagare i tuoi creditori e tu pagherai a me e basta, ok? Quindi non hai più tanti creditori, hai un creditore solo, sono io, mi dai tutto il tuo debito, ok? E tu hai un debito solo nei miei confronti. Il debito che hai solo nei miei confronti ce l'hai in dollari e in yen. Se tu ce li hai in dollari e in yen, nel tuo bilancio non compare più che tu hai un debito in euro. Non solo. Ma se tu mi vendi, mi dai il tuo debito, ok? Che valeva 100, e a me basta che tu mi dia 80, ok? Perché io mi accontento di prendere 80 in dollari e in yen. Perché? Perché sono pazzo, perché voglio perderci 20. Vado io a prendere, a pagare i tuoi debiti e tu a me mi dai solo 80, però me ne dai in dollari e in yen, ok? Appare che Goldman Sachs ci perda. Peccato che Goldman Sachs si garantisce poi che effettivamente non ci perderà. Quindi, oltretutto, il governo greco ha un attivo da questa operazione perché dismette 100 di debito e ne ha solo 80 dopo l'operazione e quindi è un attivo, sembra che abbia un guadagno. Solo che da una parte c'è una falsa perdita, dall'altra parte c'è un falso guadagno. Goldman Sachs sa benissimo che ha fatto questa cosa qui, tutti lo sanno, questa cosa qua però viene fatta venire fuori solo dopo, quando? Ad orologeria, quando si vuole farla venire fuori, perché tutti sapevano che c'era questa cosa qua. Ma i trucchi, leggo sempre qua, eh?
Quando nel 2009 il governo greco socialista di Papandreou è entrato in carica, ha aperto i libri contabili, i pipistrelli di Goldman sono venuti fuori, gli investitori sono andati su tutte le furie, vabbè, qua dice quello. Goldman aveva siglato un accordo segreto con il governo greco all'epoca per nascondere l'enorme disavanzo statale. La falsa perdita di Goldman Sachs era il falso guadagno. Il governo liberista di centrodestra di Atene avrebbe poi rimborsato la perdita della banca ad un tasso usuraio. Ma con questo folle escamotage avrebbe camuffato il suo deficit, facendo rimanere sotto la soglia del 3% del PIL. Ok. Cosa ha fatto Goldman Sachs oltre a mettere in piedi questo escamotage, che peraltro era noto? Ok. Ha fatto anche la seguente cosa. Ha messo in piedi il mercato dei credit default swap. O controlla molto direttamente il mercato dei credit default swap. Cosa sono i credit default swap? Vi ricordate che abbiamo parlato di prodotti derivati, che sono sostanzialmente delle assicurazioni. L'abbiamo detto nella lezione scorsa. Perfetto, io il credit default swap è un'assicurazione sul default del credito di uno stato sovrano, ad esempio. Cioè, io vendo il prodotto finanziario che mi assicura del fatto che tutti quelli che hanno in mano i debiti greci, i titoli di Stato greci, continuino a incassare le loro cedole e alla fine incassino il controvalore di quel debito lì. Io vi assicuro, ok? Però nel caso, per caso la Grecia non vada in default, okay, non riesca più a pagare i suoi debiti, io che vi ho assicurato prendo una marea di soldi. Io che vi ho assicurato prendo una marea di soldi. È un prodotto finanziario, peraltro è trattato sulle banche, su borse che non sono regolamentate, che sono in mano alle grosse banche d'affari stesse. E quindi se io so che ho truccato i conti della Grecia e so che prima o poi può venire fuori e so che parallelamente però se viene fuori io ci guadagno una marea di soldi perché il mercato delle assicurazioni su quelle cose lì ce l'ho in mano io, ok? Io ci guadagno due volte, tre volte. La prima volta con una bella commissione che prendo dal governo greco per aver truccato i suoi conti. La seconda volta perché oltretutto appare governo greco che tu ci stai guadagnando e appare io Goldman Sachs che ci sto perdendo, ma in realtà poi ti applico degli interessi elevatissimi per rientrare da questa operazione. La terza volta, ancora più fraudolentemente, quando verrà fuori, io ci guadagnerò perché il mercato speculativo sulla possibilità che il debito greco vada in default lo sto controllando io, o comunque sono un attore molto importante di quel mercato lì. In Grecia e di conseguenza poi in Europa è successo esattamente questo. Adesso vorrei darvi un altro dato fondamentale. Il vice direttore generale per l'Europa di Goldman Sachs, in questi anni qua, ok? Negli anni in cui si facevano queste cose, ok? Fra Goldman Sachs e il governo greco, era un certo Mario Draghi. Quindi, quantomeno lui era perfettamente a conoscenza di questa cosa qua. Allora, perché esplodono i debiti? Andiamo a vedere i motivi reali, ok? I debiti esplodono perché ormai c'è un mercato impazzito, finanziario, più o meno lo stesso che creava prodotti finanziari sui debiti dei cittadini americani che acquistavano casa e non avrebbero sicuramente ripagato il mutuo. Lì si è creato un prodotto finanziario
se hai venduto quel debito, lo sei piazzato sui mercati, sapendo che prima o poi, anche se scoppiava, fa niente, tanto il guadagno era nel fare quell'operazione lì. Se questa cosa qui, grosso modo, la si fa con i debiti degli stati anche, ok? Non solo dal punto di vista monetario e finanziario ha rilevanza molto più grande, ci si guadagna molti più soldi da parte di chi lo fa, ma dal punto di vista reale si ammazzano gli stati, cioè si ammazzano i governi, cioè si ammazzano i cittadini, cioè si ammazzano le famiglie e le imprese in catena. Per fare questo, ovviamente, però, ci vogliono i governi dopo che austerity, 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 il debito pubblico l'abbiamo fatto perché siamo spendaccioni, è normale che lo spread adesso aumenti perché i tedeschi sono molto migliori di noi, Mario Draghi e la BCE, per fortuna che ci sono loro che ci salveranno. Se l'opinione pubblica è informata in questo modo, il meccanismo può funzionare. Adesso do altri due grafici che danno un'idea di un altro discorso, importante però. Dicevamo prima che il gettito fiscale negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, è stato superiore al PIL nostro. E poi lo vedremo anche in termini di spesa primaria, ma è un altro discorso questo. Adesso vediamo questa curva. Fatto 100 il PIL, quindi mettendo un valore nominale di 100 al nostro PIL nel 1990, adesso siamo intorno qua, cioè l'abbiamo più che raddoppiato in termini assoluti, in valore assoluto. E di questa cosa noi non ci rendiamo conto perché ragioniamo sempre in termini percentuali. La percentuale di aumento del PIL rispetto all'anno scorso, la percentuale del debito pubblico sul PIL, la percentuale di quanta moneta, il 3%, quello che diceva, o il 60%, l'altro parametro. Noi ragioniamo sempre in termini percentuali. Perché? Perché l'economia finanziaria, cioè la moneta, cioè gli interessi, crescono in modo percentuale. Tu paghi il 2% adesso, rispetto a 100 dell'anno scorso, diventa 102. Poi paghi il 2%, il 102, il 2% di 102 non è altri 2, è un po' più di 2, ok? Eccetera, eccetera. Cioè, le curve esponenziali, le curve che hanno al loro interno, adesso diciamola molto semplice, semplice, le curve che hanno al loro interno neanche un esponente, un pair, quindi facciamo conto che sia per 2. Io ho 2, per 2 fa 4, per 2 fa 8, per 2 fa 16, per 2 fa 32. Immaginatevi questa crescita com'è. Per 2 fa 64, eccetera. Immaginatevi invece una curva lineare. 2 più 2 fa 4, più 2 fa 6, più 2 fa 8, più 2 fa 10, eccetera. Questa è una curva lineare. Ok? Diciamola in un altro modo. Se il 2% del PIL statunitense cresce in termini assoluti, quanto è questo rispetto a un 2% di crescita dell'Australia? Cosa sto andando a dire? Sto andando a dire che se noi considerassimo i valori assoluti e non i valori percentuali, ci accorgeremmo di un altro fenomeno, che non possiamo chiedere alle nostre economie di continuare a crescere quando misuriamo la crescita con questi metodi, che proprio alla base, sto parlando di un concetto di base, proprio anche intuitivo. In modo esponenziale, in natura, crescono i tumori.
non le cose naturali. Se io, torniamo qua, se io nel 1990 avevo 100 automobili, ok, in un determinato territorio, ma non è normale che io debba pensare di averne 220. Magari sono cresciuto dell'X per cento ogni anno, ma in termini assoluti, ok, se noi consideriamo la crescita di uno Stato continuamente con parametri che si applicano invece alla finanza, perché la moneta sì che la posso fare crescere del 2%, del 3%, del 5%, l'interesse sì, l'interesse sull'interesse può crescere in un certo modo, ma se dall'altra parte la mia economia deve andare dietro a una logica di crescita sostanzialmente di tipo esponenziale, ok, e non di tipo lineare, l'economia reale non funziona così. Non posso raddoppiare il mio prodotto, raddoppiare le ore lavorate, perché dall'altra parte l'economia finanziaria invece e i tassi di interesse aumentano con una certa logica. E poi, perché gli Stati Uniti dovrebbero crescere dell'1% e quindi tantissimo in termini assoluti, quando parecchi dei loro mercati sono saturi, quando 2000 discorsi potremmo fare, e invece l'Australia crescendo dell'1%, okay? Australia dove il territorio è molto più grande, dove c'è molta più possibilità effettivamente di espansione naturale, okay? Perché l'Australia va bene se cresce dell'1%, va esattamente bene quanto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ingolfano del tutto di consumismo le loro possibilità, l'Australia magari no. L'Indonesia ha una popolazione molto numerosa, è chiaro che là ci sono possibilità di crescita e di consumo interno che sono molto maggiori rispetto a quelle degli Stati Uniti. Però se gli Stati Uniti non crescono dell'1 o del 2% tutti gli anni, non possono dall'altra parte andare a ripagare la moneta che stanno emettendo in una modalità che è una modalità complessivamente non corretta e fuori controllo. Va bene, detto questo, avrei chiuso con quest'altra pillola. Di informazioni. Nella prossima vedremo invece il debito pubblico italiano molto più precisamente, come è cresciuto, chi l'ha fatto crescere, come dovrebbe funzionare la nostra Banca d'Italia se ritornassimo nel controllo della nostra moneta, come si auspica prima o poi succederà. Ok, grazie.